certo. Senta, però come la volete fare? Cioè, nella legge non fate gli incontri con le associazioni dei condomini, cioè la fate i quartieri con i palazzi, cioè come... No, ma ognuno fa quello che gli pare, cioè voglio dire... Quindi una, scusi, le faccio una domanda, uno può, potrebbe anche esercitarla in centro Roma e a Milano secondo questa legge? Guardi, allora, uno, noi dobbiamo dissuadere che ciò accada. Se poi una persona non è che mette fuori l'insegna qui è stato aperto un bordello, cioè c'è scritto che non è reato se uno si prostituisce in casa, non è che significa che possono aprire delle case chiuse, attenzione. Certo, no, su questo siete state chiare, cioè la legge Carfagna è stata chiara, però così giustamente evitiamo di averle per strada, ma le disseminiamo in modo più discreto nelle case dove possono esercitare. No, non è così. Spieghiamo. Allora, innanzitutto il 70% del mercato scompare, perché oggi le persone che vanno in strada a cercare una prostituta o un trans difficilmente vanno poi a cercarle all'interno di un appartamento, perché devono esporsi di più, perché devono andare lì, perché possono essere visti, cioè è una situazione più complessa. Dopodiché colpiamo le organizzazioni criminali che gestiscono questo mercato, perché se c'è una legge che colpisce duramente la prostituzione nei luoghi pubblici, queste sono organizzazioni internazionali, preferiscono spostarle in paesi dove si gestisce meglio la prostituzione. E poi colpiamo le illegalità, perché io ripeto, se uno fitta nell'appartamento di fronte a casa sua e ci mette tre ragazze a prostituirsi, nel momento in cui alle tre di notte sente qualcuno che urla perché viene picchiato, alza il telefono e chiama la polizia. Se invece succede sulla Salaria a Roma alle tre di notte, ma chi se ne accorge? Cioè lei dice nelle case alla fine una è anche più protetta se viene malmenata, violentata o picchiata. Non pensiamo che il fatto che è tollerata all'interno di un'abitazione privata significa che fuori c'è l'insegna, qui è stato aperto il bordello da cesarina, sì. Cioè voglio dire, significa che però noi in questo modo colpiamo, a parte che c'è pure un aspetto, quello del costume, che è positivo colpire, due, riduciamo il mercato inevitabilmente, il mercato della prostituzione, tre, le persone che scelgono di prostituirsi e o lo scelgono oppure non possono essere costrette, perché all'interno di un condominio mi sarà assai difficile che si possa sfuggire a un controllo del genere. Maggiore controllo sociale anche da parte di vicini di casa o famiglie vicine che sentono, giusto? Quindi però sarà una forma più discreta, però ribadisco più disseminata, quindi ci possono essere uno o due che esercitano nel Vomero, uno che esercitano al Parioli, due che poi già ci sono. Senta, perché l'ho fatto la domanda a Berselli, non il povero giornalista che tutti ovviamente rimpiangiamo, ma Berselli il politico. Io ho detto, ma perché gli uomini vanno sempre più con i trans e i femminielli e sempre meno con aumenta esponenzialmente la prostituzione? Sa cosa mi ha detto lui? Perché le donne la danno con troppa facilità, prima si facevano desiderare di più, è d'accordo? Filippo Berselli. Ma guarda, io credo che sia da un lato una esaltazione della trasgressione e dall'altro sia anche un segnale che si sono modificati i rapporti tra uomo e donna dal punto di vista anche del rapporto sessuale negli ultimi decenni. Questo credo, poi non che so valutare ora. Beh, nel senso che la donna è diventata più aggressiva, nel senso che voglio dire c'è un rapporto diverso a come era una volta, per fortuna per certi versi, secondo me in maniera eccessiva rispetto ad altre questioni. Cioè a volte diventa troppo dominante, troppo uomo la donna, questo vuol dire? Voglio dire, l'emancipazione della donna è stato un fatto straordinario per il paese, per lo sviluppo della famiglia, e l'inversione del ruolo non è stato straordinario, nel senso che poi c'è stata l'estremizzazione del movimento femminista e anche di alcune parti politiche che hanno portato appunto a questa estremizzazione anche
anche alla donna ad avere, a ricercare un ruolo dominante nella coppia che probabilmente ha colpito. Comunque sono d'accordo con lei che il femminismo radicale, parliamo di quello radicale, no? Siamo d'accordo, abbia maschilizzato troppo la donna e ne abbia tolto la pill. Su questo siamo questo può essere uno dei motivi, però sinceramente non sono molto esperto in no tutto. Vabbè, ma io l'ho chiesto, beh, è una teoria, lo mettiamo così come senta, la Mussolini vi lascerà? No, perché mai? Era uscita una voce che se ne andava dalla PDL, eccetera. Senta, Saviano farà, come previsto da molti, Saviano ha annunciato che farà un programma televisivo con 5 puntate e con Fabio Fazio, eccetera. Insomma, questa gente che fa delle cose importanti, delle opere molto importanti, su cui è mondiali, che sensibili, poi si mettono a fare degli show di varietà, cioè si rischia di diventare... Io penso che Saviano non pensi a uno show di varietà con le canzoncine e basta, pensi ad uno show che lanci un messaggio sociale. Saviano, al di là del giudizio sulla persona, ognuno può avere la propria idea, Saviano, io che conosco quel territorio, ha fatto più male lui alla camorra che tante inchieste giudiziarie, perché lui ha posto al mondo intero il problema dell'esistenza di un clan criminale che passava inosservato e che è il più forte del mondo e il più dannoso del mondo, quindi chapeau per quello che ha fatto. E quindi lei non è contrario al fatto che non rischia di diventare, qui la domanda, il Pippo Baudo e l'anticamorra? No, se si mette a fare il Pippo Baudo brucia la sua credibilità, se invece fa un programma di impegno sociale è un fatto estremamente utile. Quindi dice non giudichiamo assolutamente a priori. Vediamo prima il programma. Brunetta ha preso la batosta a Venezia nel profondo nord, adesso sta un po' zitto. Lui diceva che era la più amata, era il più amato dagli italiani come la Cuccarini, non mi è sembrato. Ma nella vita, voglio dire, se uno non inciampa qualche volta, non valorizza tutto ciò che ha costruito, quindi può capitare anche, come è capitato a Brunetta, di inciampare, ma con un risultato straordinario. Poi bisogna anche andare a vedere quanto c'è di fuoco amico, come lui stesso ha sottolineato. Vabbè, quanto c'è di fuoco amico, però devo dire, lei, Carfagna, eccetera, siete stati più zitti, avete portato un sacco di voti, cioè basta tenere, ma a volte tenere un profilo un po' più basso premia di più o no? Il profilo basso premia sempre di più, però insomma Brunetta col profilo alto ha fatto cose molto utili finora. Senta, ultima domanda, Presidente della Repubblica, se Berlusconi diventa Presidente della Repubblica, Fini ce la fa a fare il Premier? Guardi, allora innanzitutto bisogna vedere con quale sistema istituzionale arriviamo. Del genere. Se arriviamo con l'attuale sistema, parlando con Costituzione vigente, con la Costituzione vigente, se Berlusconi va al Quirinale, a quel punto c'è bisogno di chi rappresenti il centrodestra a Palazzo Chigi. Di certo, a mio giudizio, non lo può rappresentare chi è una minoranza nel centrodestra e rappresenta solo un pezzo del territorio italiano, quindi deve essere espressione del PDL. Poi sarà il PDL a scegliere chi deve essere la persona. Io sono del parere che la cosa migliore è quella di appellarsi agli elettori, cioè la cosa migliore sarebbe quella di fare le primarie nel caso in cui Berlusconi decidesse di andare al Quirinale, per capire gli elettori del Popolo della Libertà chi vogliono a Palazzo Chigi al suo posto. Certo, lanciamo questa idea da questi. Il prossimo, ho visto da qualcosa lanciato da Generazione Italia, il prossimo dibattito, la prossima iniziativa qual è? Cioè, se ce la può dire? Domani parleremo di giustizia. Tanto per cambiare. Perché secondo noi si deve fare la riforma della giustizia, e però perché deve essere fatta stando attenti a non essere punitivi nei confronti della magistratura. Nei confronti dei giudici. Onorevole Italo Bocchino, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo per il suo lavoro e complimenti. Grazie, buon lavoro.